E benvenuti in questo nuovo video super super chill e tranquillo, perché ho appena finito di acconciare la parrucca per Linette, di cui spero breve vedrete la recensione del cosplay. Quello di oggi fa freddino, quindi sinceramente di mettermi in cosplay non c'avevo voglia e volevo solo fare il make up, perché ho avuto la possibilità di collaborare nuovamente con Miss Lens e quindi volevo far vedere che cosa mi hanno inviato e provare un paio di lenti per questo personaggio, vedere quale sia lo stile più appropriato. Non sono ancora del tutto convinta del make up, perché ho provato a fare un po' il puppy eye, ma boh, poi con questa telecamera le cose vengono sempre strane. Vabbè, Miss Lens è uno dei siti di lenti con cui io mi sono trovata io in assoluto. Ci ho comprato anche autonomamente, cioè senza stare a fare senza collaborazioni o cose, perché sono velocissimi e non costano tanto. Non trovate spesso lenti graduate su questo sito, questo c'è da dire per tutti i miei amichetti ciechi come me, però a livello di varietà di design eccetera trovate davvero tante tante cose. Quindi sì, volevo far vedere che cosa ho preso. E tra l'altro un paio di lenti le ho prese uguali a quelle che ho preso la scorsa volta, perché mi sono piaciute talmente tanto, le uso per così tanti personaggi che vabbè adesso sono scadute, quindi ho deciso di rimpinguare. Allora, che non c'entra niente, ma che mi hanno gentilmente inviato, abbiamo questa collana, adesso vi faccio vedere, che ha praticamente il loghino dello shop, carina. Poi abbinati proprio il set completo di orecchini, ok, che hanno anche una farfallina di cambi, eccoli qua. Sono anche qui due orecchini a bottone con le nuvolettine, il simbolino del sito. E poi come bonus per questo periodo di Halloween vi inviano delle unghie finte a tema Halloween, e io ho il gel, quindi attualmente non le uso, però io spesso le metto da parte, comunque ne ho un po' da parte di unghie finte, perché quando non ho voglia di farmi il gel ma ho bisogno di avere le mani curate comunque per un momento particolare, che sia cosplay o no, queste sono molto utili anche da utilizzare così una volta. E eccole qui, hanno tutti i disegnini un po' luminosi, devo dire che non sono tanto il mio stile, soprattutto la forma, però apprezzo più la mandorla o comunque non la forma quadrata, e però per Halloween se me le inviano, quindi non è male. Poi, ah sì, altro gadget, oltre ai portalenti e lo specchiettino. Io non apprezzo troppo questi specchietti che non hanno la chiusura, cioè che sono solo lo specchietto, perché li perdo e mi si sporcano subito, però è comunque una cosina in più. Ma passiamo alle lenti. Allora, io un paio le ho già spacchettate dalla loro confezione, diciamo, originale, perché le ho messe un po' nella soluzione unica per provarle insieme. Però io volevo far vedere il packaging, che è stupendo, e ogni volta a buttarlo mi prende male, però diciamo che fin quando sono nuove lo tengo, poi dopo le butto. Sono delle lenti annuali, io le ho prese senza gradazione, e ad esempio queste sono state prodotte a settembre del 2023 e scadranno, cioè se non le aprite scadranno nel 2028. Arrivano nella loro confezione di plastica, e io ho preso anzitutto la colorazione blu. Avevo bisogno di lenti a contatto proprio dal colore blu intenso, cioè perché le ho solo proprio azzurre. Io volevo il blu Violet Evergarden, mi servono per lei, e queste secondo me sono perfette. Poi ho preso le brown, che sono un colore particolare, nel senso che si chiamano brown, ma io le utilizzerei principalmente per personaggi che hanno
che hanno occhi gialli. Ho provato in passato delle lenti gialle che però sull'occhio chiaro rendono davvero male, nel senso, se volete fare un personaggio horror, perfetto, perché vi dà proprio quello sguardo creepy. Se volete fare un personaggio anime, così e così, secondo me queste sono decisamente più adatte, perché hanno più una base aranciato marroncina con quel tocco di giallo che comunque vi aiuta a raggiungere l'accuratezza, ecco. E poi passiamo alle due che voglio provare insieme a voi per Lynette. E Lynette, come molti personaggi di Genshin, ha degli occhi che cambiano colore, nel senso che in diverse situazioni acquisiscono un colore un po' più viola o un po' più rosa, ma non rosa troppo intenso, che dire, sempre il viola. Quindi ho ripreso le mie purple, che essendo tra le mie preferite voglio farvi vedere assolutamente, e poi ne ho prese alcune nuove da provare, che sono le pink, che sono un rosa molto caldo, e quindi volevo vedere un po' come stanno nell'insieme. E iniziamo a provare le purple. Anzitutto questi sono i miei occhi senza lenti. Ecco qua il look con le lenti viola, come potete vedere è anche un po' il make-up chiaramente, perché fate conto che queste le uso anche per Yae, che ha degli occhi molto più foxy. Però come potete vedere danno uno sguardo molto molto ingrandito, molto molto più artificioso, e mi piacciono molto anche per Lynette. E questo perché hanno anche un diametro che è più grande di una normale iride, 14,5 mm, quindi hanno questo look molto carino. Ora come ora io utilizzerei queste per Lynette, però provo anche le altre, perché comunque sono molto scure, cioè da lontano forse non si vede neanche che sono viola, però sono viola, perché Lynette ha un viola molto brillante, non lo so, vediamo col rosa come rende. E queste sono quelle rosa, ma sapete che non mi dispiacciono, perché danno uno sguardo super intenso, però non è creepy, forse sono più cute le altre, però non lo so, sono bellissime. Non so, fatemi sapere voi quale scegliereste. E niente, con questo mini video è tutto, spero che vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia. Ringrazio ancora Miss Lens per l'opportunità di provare le loro lenti. Chiaramente vi lascio il codice sconto nell'info box, loro me lo danno sempre, e a me non fa ne- cioè, a me non cambia niente. Se vi serve è un codice sconto affiliato, sappiatelo, però sentitevi liberi di scegliere. E niente, ci vediamo in un prossimo video.